Rita Levi Montalcini sta per compiere 100 anni, ma se vogliamo valutarla con Richelieu tra gli scienziati, è un immortale e rimarrà nell'Olimpo degli immortali, sicuramente. E allora adesso la domanda è questa: nel tuo recente intervento nel nostro simposium hai parlato della caduta delle barriere, esatto, tra cervello e scienza, tra scienziati e di vari tipi. L'interdisciplinarità. L'interdisciplinarità, esattamente. E oggi, elogio delle interdisciplinarità. E questo è certamente un'opportunità enorme, perché io da chirurgo non capivo niente della fisica e della chimica e dell'istochimica, e ridotte le barriere qualche cosa imparerò. E che il ricercatore di base che guardava le molecole delle cellule adesso non guarderà solo quello, ma guarderà anche come queste molecole consentono il passaggio dei trasmettitori, come c'è anche il passaggio della corrente, come quel bellissimo libro dei neuroni all'io cosciente, che era prima dei neuroni al sé, sì, dei neuroni all'io, perfetto praticamente dal capitolo 9 al capitolo 30, tutto quello che è scritto è eccellente. Ecco, scusate, particolarmente come l'ambiente influisce nel nostro, perfetto, ecco, condivido tutto quanto è scritto, molto molto bello. Grazie. Questo si riferisce a un libro, esatto, mio pubblicato 3 anni or sono, e di cui è già pronta una riedizione. Ecco, va bene. Appena allora, ce l'avrò, te la l'ho letto e ho controllato i due, c'è molta similianza, dai neuroni al sé, dai neuroni all'io cosciente. Molto bene, particolarmente mi ha colpito dal capitolo 9 a tutte le quelli sino al 30. Grazie. Eccellente. Grazie. Condivido tutto. E tornando alla domanda, cosa prevedi che porterà questa interdisciplinarità come progresso delle neuroscienze? È il solo modo di affrontare i problemi scientifici è l'interdisciplinarità. Lo è stato nel mio caso, lo è nel tuo. Praticamente senza di quello, senza l'informatica, senza l'affluire nel mio caso di scienziati che non erano neurologi, ma avevano altre origini informatiche, fisici, chimici, micromolecole, alveoli molecolari. Noi oggi non sapremo niente del sistema nervoso. Assolutamente. Tutti i giorni si aprono nuovi scenari, nuove persone. Ne parlerò brevemente domani.